Ad Agrigento, venerdì 25 maggio, nella sala convegni della Casa della Speranza, alle ore 17:30, sarà presentato il libro Percorsi di consapevolezza, la resilience delle parole, di Gabriella Ilse Viscuso, con la prefazione redatta da Renato Schembri. Nella recensione, tra l'altro, si legge: il libro affronta gli strumenti di uso quotidiano che possono sostenerci per una crescita personale. In che modo la psicologia può aiutare ad ampliare il nostro bagaglio di conoscenze in modo da rinforzare la comprensione di noi stessi e vivere una vita più serena e più consapevole? Alla presentazione interverranno, oltre l'autore, il direttore di Casa della Speranza, Calogero Pintacrona, il presidente di Spazio Reverie di Agrigento, Renato Schembri, e il direttore scientifico della collana iPocket di psicologia, Renato Bastianelli. Intermezzi di letture musicali ad opera di Paolo Grillo. L'evento è patrocinato dall'Ordine degli Psicologi Regione Sicilia. Ascoltiamo in proposito Gabriella Ilse Viscuso e poi Renato Schembri. Allora, l'occasione del giorno 25 maggio sarà appunto un evento per presentare il libro Percorsi di consapevolezza, la resilienza delle parole. È un libro che ha come tema appunto la scrittura come terapia e affronta appunto la tematica delle parole, che hanno molto potere come strumento terapeutico e di guarigione. Il libro della dottoressa Viscuso è un libro prezioso perché unisce al suo interno varie dimensioni, insomma, descrive la scrittura da un punto di vista dell'uso che se ne è fatto nella storia, da un punto di vista terapeutico, negli studi al momento attuale e soprattutto ha una dimensione, l'ultima, preziosissima perché dà consigli molto pratici sia agli specialisti, agli psicologi, ma anche a chi di psicologia non si occupa, per utilizzare la scrittura per avere cura di sé. Ringraziamo Casa della Speranza, la Presidenza Casa della Speranza per averci ospitato per questo evento e siamo lieti di poter sostenere questo prezioso volumetto.